Dislessia e disturbi dell'apprendimento, i segnali di allarme. Oggi ne parliamo con la professoressa Daniela Lucangeli, che è docente di psicologia dello sviluppo a Padova. Allora, professoressa, si parla di disturbi dell'apprendimento, ma a che cosa deve fare attenzione un genitore? Questo è un tema molto sentito da tanti genitori. I disturbi specifici dell'apprendimento rientrano nei disturbi del neurosviluppo. Cosa significa? Significa che noi ne vediamo lo sviluppo, appunto, l'evoluzione. Ecco che saper guardare prima che la situazione a scuola sia una situazione di grande difficoltà ci consente il termine che mi è più caro al cuore, cioè di prevenirli. Come li preveniamo? Ovviamente a seconda del tipo di disturbo, che sia dislessia, discalculia, disturbo della scrittura, dobbiamo conoscere i tempi di crescita di queste capacità nei nostri piccoli. In grande, ecco, sintesi, dobbiamo saper essere bravi osservatori. E se vediamo che il linguaggio o la capacità di riconoscere le piccole quantità o il coordinamento motorio delle mani soprattutto ci sembra avere qualità non corrispondenti a come dovrebbe essere, ecco, lì si chiede a chi con competenza sa guardare meglio. A questo proposito abbiamo delle domande dai nostri lettori, procedo subito con la prima. Mio figlio è dislessico, ma me ne sono accorta solo ora che ha 8 anni. Possiamo recuperare? Avrà problemi per sempre? Chiede Adele da Verona. Allora, me ne sono accorta adesso che ha 8 anni, devo dire che per la legge italiana la diagnosi di disturbi dell'apprendimento, la diagnosi vera e propria, si dovrebbe fare soltanto proprio dopo i 2 anni di scolarità. Quindi questa diagnosi arriva un po' al limite, ma comunque sempre nel tempo che è di corrispondenza. E per tranquillizzare subito questa mamma, la neuroplasticità è la risorsa più grande che noi abbiamo a disposizione, cioè il cervello impara a correggere le sue funzioni all'interno di una soglia di plasticità. Quindi prima interveniamo, più aiuto diamo per le traiettorie successive. Ma non mi spaventerei, perché 8 anni è l'età in cui noi vediamo principalmente ragazzini con difficoltà di lettura come quella di questo Matteo. E quello che è fondamentale è che ci sia un'attenzione al compito di lettura capace di valorizzare le qualità cognitive di Matteo e di recuperare le funzioni più vulnerabili. In questo ci sono reti e reti di specialisti in Italia e questo mi tranquillizza. Allora, c'è un'altra domanda che ci manda Francesco da Napoli. A scuola mi dicono che mio figlio potrebbe avere la dispraxia. Di che cosa si tratta e anche qui cosa mi consiglia di fare? Ecco, la dispraxia è un disturbo che rientra nei disturbi del neurosviluppo più che nei disturbi dell'apprendimento vero e proprio, riguarda le prassie, cioè i comportamenti motori, con alcune caratteristiche che hanno a che fare con quello che si chiama un comportamento goffo, quindi più generale dell'intera struttura del movimento dei nostri piccoli, oppure specifico delle prassie che poi adoperiamo nella scrittura. La disprassia collegata alla scrittura è proprio un disturbo della coordinazione fine motoria. Questa si esercita con attività di sensibilizzazione sia del movimento che del coordinamento oculo-manuale. E anche in questo caso è fondamentale una collaborazione tra famiglia, scuola e specialisti, perché la scuola soprattutto per il tempo di attività che svolge con i nostri figli può essere un'enorme risorsa per esercitare al meglio e potenziare le funzioni. Dunque si può migliorare, ma secondo lei
secondo la sua esperienza, di questi disturbi si può guarire o si può solo compensare il problema nel tempo? Ecco, questa è una domanda che ci poniamo costantemente. Prima vi parlavo della neuroplasticità e vi dicevo che questa consente di modificare le traiettorie fino alla soglia consentibile per nature, io direi, no? Per natura, per neurofunzione. Il termine che noi adoperiamo è migliorare significativamente, cioè superare l'ostacolo in maniera da avere ottenuto davvero il meglio, perché il disturbo d'apprendimento non è una malattia da cui si guarisce, è una caratteristica che il cervello ha nell'elaborare determinati tipi di competenze, quindi è una vulnerabilità e che ha bisogno di qualità e strategie didattiche e diciamo così di potenziamento di funzione. Quindi dobbiamo proprio avere una giusta modalità per interpretarle. C'è un'altra lettrice, Marilena da Firenze, che ci scrive e che dice: leggo che ci sono troppe diagnosi di DSA. Cosa ne pensa? Marilena, questa è una battaglia che io già da 20 anni porto avanti, perché per me un elemento fondamentale è non patologizzare ciò che è educabile. E molti bimbi, pur non avendo un disturbo specifico dell'apprendimento, hanno un profilo dell'apprendimento che fa molta fatica. Il perché è da collegarsi a come noi stimoliamo, esercitiamo, potenziamo l'apprendimento. E quindi, soprattutto per la delicatezza di questo tema, quando possiamo considerare una difficoltà un vero e proprio disturbo, quando nonostante le attività di aiuto e potenziamento siano compiute al meglio, il risultato di apprendimento resta più debole, vulnerabile o disomogeneo. Ecco che è proprio lì il punto da desiderare tutti insieme, una qualità adatta a migliorare ogni funzione in ogni bambino. Professoressa, oggi il cervello dei bambini è sollecitato dai primi anni d'età dalla tecnologia e questo cambia proprio il quadro della situazione, ma potrebbe anche cambiare le regole dell'apprendimento? Sì, questo è proprio sotto gli occhi di tutti. La tecnologia ha moltissime condizioni di facilitazione per l'apprendimento, ma anche moltissime condizioni di rischio per lo stesso apprendimento. È un eccellente motivatore, un eccellente rinforzatore, un like a volte vale molto di più perfino della carezza educativa, però induce tutta una serie di problematiche. E quindi per me non è nella tecnologia il problema, ma nella nostra capacità di educare attraverso la tecnologia. La tecnologia non può e non deve sostituire le funzioni educative, ma può supportarle ampliando condizioni anche di esercizio estremamente favorevoli, è sotto gli occhi di tutti. Un'ultima domanda: come sostenere da un punto di vista psicologico un bambino con DSA? Come aiutarlo quando si sente scoraggiato? La maggioranza dei bimbi che io ho seguito nella mia vita sono bimbi DSA e hanno cambiato la mia traiettoria, non solo di persona di scienza, ma proprio di essere umano. E ce n'è uno soprattutto a cui io devo tantissimo, perché quando sono diventata abbastanza brava a modificare gli errori di lettura, calcolo e scrittura, al punto che lui aveva ottenuto il risultato capace di farlo considerare risolto come problema, mi ha detto: adesso che mi hai tolto gli errori, mi togli che mi fanno male? E lì la mia architettura da scienziato è crollata, perché io non avevo mai considerato quanto fondamentale sia per il benessere psichico la parte che oggi si chiama warm, emozionale. Quindi io sono per l'I care di Don Milani, che non è io ti curo, ma tu mi stai a cuore.
quel messaggio rende un trattamento finalizzato al disturbo un aiuto che arriva alla persona, al bambino che ho davanti. Il mi stai a cuore, che è tutto un processo warm che il nostro cervello ha come risorsa immensa per stare in salute, ma in salute vera. Dunque, sostenere con calore questi bambini nel loro lavoro. Allora, professoressa, la ringrazio tantissimo per Io essere voi. stata con noi. Arrivederci. Arrivederci.